Saluto a tutti i telespettatori. Buongiorno Davide. Allora, siamo in attesa di ascoltare Visco. Come puoi immaginare, visto che ne abbiamo parlato ieri anche con te, sono giornate abbastanza convulse, no Davide? Anche oggi l'attenzione è particolarmente, concentrata sull'andamento del mercato. In questo momento l'indice è a meno 3,43. Come lo studi insieme a noi? Ma diciamo che mi pare di capire che si stia un po' picchiando duro sulle banche, cioè lo spread è vero, ha la sua rilevanza. Insomma, se a questo punto ti vuoi ricollegare anche a quello che è stato il monito di Visco e poi andiamo sulle universiadi perché dobbiamo parlare di entrambe le cose. Prego Davide, eccoci qui. Sì, direi che mi riservo, perché si sente un po' male questo telefono, di ascoltare con attenzione le parole di Visco per magari commentarle successivamente, perché l'audio non è perfetto. Quindi comunque mi sembra che insomma, la puntualizzazione sia significativa e interessante. Nel frattempo, guardando a quello che è anche il future sul BTP, si vede che c'è un ribasso fortissimo, quindi lo spread probabilmente si sta alzando fortemente. Aspetta, perché no, allora lo dico in diretta, no, perché sennò non sento Davide, dovete togliermi l'audio in studio di Visco, perché altrimenti sento entrambi e va bene che ho due orecchie, però grazie mille alla regia, insomma, e effettivamente era anche importante ascoltare ancora quello che diceva Visco. Allora Davide, perfetto, facciamo così, se sei d'accordo, così poi dopo noi torniamo a sentire Visco. Parliamo delle università del trading, anche perché stiamo arrivando, noi l'abbiamo seguito sempre, tra poco ci saranno le premiazioni, peraltro che avverranno a Rimini, giusto Davide? Certo, le premiazioni saranno a Rimini e quest'ultima settimana con grandissima volatilità, senza ombra di dubbio, potrebbe portare, se qualcuno decidesse di operare, anche dei cambiamenti sensibili nelle classifiche. Quindi stiamo a vedere, perché insomma, certo, in questo momento le preoccupazioni sono un po' su altri lidi, però insomma tutto sommato anche questa competizione può farsi interessante. Lo so, vabbè, anche perché si parla di giovani, Visco comunque ha fatto un appello ai giovani, perdonami il collegamento magari poco mirato, però insomma tutto ruota intorno a lì e poi comunque insomma parliamo anche di questo. Senti Davide, allora siamo arrivati all'ultima settimana di campionato, ricordiamo che è un'edizione che ci ha tenuto compagnia per 8 mesi, quindi 8 lunghi mesi che insomma hanno visto queste squadre impegnatissime in una competizione con soldi reali, quindi questo lo diciamo sempre. Allora, i giochi non sono ancora chiusi, o meglio lo chiedo a te, quando manca una settimana si può dire che i giochi non sono ancora chiusi oppure sì? Beh, diciamo che in condizioni di mercato stabili avrei detto che insomma la partita era quasi finita, però con questa vivacità di mercati su tutte le asset class io credo che dovremo aspettare la fine per capire se ci saranno state dei movimenti di ultimo periodo, perché la volatilità è veramente altissima. Ok, quindi bisogna aspettare. Allora, io ho già messo in sovrimpressione la nostra la classifica delle universiadi. Che particolarità ci sono questa settimana, Davide? E diciamo che il team che la settimana scorsa aveva fatto molto bene è andato un pochino, come dire, scontando, pagando un po' di dazio al mercato. Vediamo che in realtà, come posso dire, c'è la Lewis che è arrivata al terzo posto con un'ottima performance e ripeto, secondo me, soprattutto considerando questa settimana, io mi aspetto dei cambiamenti in dirittura d'arrivo che potrebbero essere molto significativi. Ok, va bene, quindi la leadership resta in mano ai Tradis, c'erano anche loro, vero, la settimana scorsa, quindi non si sono mossi da lì. C'erano anche loro, così come l'Università di Budapest, che stava anche la settimana scorsa sul podio, erano accompagnati dalla Bicocca, che però questa settimana sembra un pochino essere rientrata, diciamo così. Quindi stiamo a vedere, ripeto, io non voglio fare più previsioni, perché in questo momento credo che il mercato stia offrendo tali e tanti spunti che sarà veramente interessante monitorare. Basta sbagliare un'operazione che il mercato può affondare pesantemente in questo momento, quindi qualcuno la cavalcherà giusta, qualcuno sbagliata, e vedrete che ci saranno dei cambiamenti, anche se mi sembra di capire dalla percentuale realizzata
fece che siano piuttosto fermi e farebbero bene a stare dove sono. Esatto. Dico solo che sono 21 i team squalificati per aver oltrepassato il limite di perdita consentita e le altre in gara appunto si giocheranno le ultime battute in questa ultima settimana di campionato e poi ricordiamo Davide, così diamo appuntamento anche a Rimini dove ci sarete anche voi e le premiazioni ci saranno il giovedì se non ricordo male, no? Della settimana. Esattamente, sì, esattamente nel pomeriggio, primo pomeriggio. Nel pomeriggio, quindi tutti potranno assistere e naturalmente vedere chi ha vinto quest'anno le Universiadi, appunto 2017-2018. Un ultimo consiglio che vuoi dare a tutti i ragazzi che so che spesso ci seguono, soprattutto quando sanno che parliamo delle Universiadi? Questa settimana uno ha Davide, ti sento molto male, penso che abbiamo perso il collegamento con Davide Biocchi. Vabbè, allora, Universiadi 2017-2018, ultima settimana di competizione, le premiazioni ci saranno a Rimini, appunto, e quindi incontrerete Davide Biocchi e tutti i ragazzi che hanno partecipato e naturalmente i vincitori. Se Davide mi sento ancora lo saluto e naturalmente... Mi sentite? Oh, adesso sì, perdonami, dai, allora dammi il consiglio per i ragazzi, perché a me piacciono allora, sempre i tuoi consigli. Sì. Se non si hanno le idee chiare è meglio stare fuori in questo momento, perché la volatilità è veramente altissima. Ok, bene, grazie. Davide Biocchi, ti ringrazio moltissimo per questo collegamento e buona operatività.